E siamo ritornati in un nuovo video per andare a parlare di notizie extra. Oggi tante, quasi tutte ufficialità, quindi iniziamo perché bisogna parlare molto, ma partirei da una notizia relativa al tema agenti. Infatti la FIFA si è pronunciata ufficialmente dopo che nel corso delle settimane abbiamo parlato in maniera un po' sparsa. Dal 9 gennaio, quindi data che in realtà è già passata nel momento in cui sto registrando e sicuramente anche quando vedrete questo video, tre novità relativamente agli agenti. La prima riguarda l'introduzione dell'albo dei procuratori, quindi un po' come esiste per gli avvocati, per altre professioni dovranno essere iscritti ad un albo, quindi superare un esame. Secondo tema, seconda novità importante, come abbiamo anche già detto, il divieto alla rappresentanza multipla, che potrebbe essere utile sicuramente per diminuire il potere da parte dei procuratori in determinate trattative, e ultimo ma non per importanza il tetto ai compensi, alle commissioni. Chiamiamo così, che era la novità che tutti richiedevamo a gran voce, ovviamente non gli agenti che vengono un po' limitati nelle proprie possibilità, se vogliamo. Relativamente al tetto ai compensi, nello specifico che cosa è stato deciso dalla FIFA? Sono, diciamo, temi un po' tecnici, ma è giusto comunque parlarne. Viene fissato con una commissione massima non superiore al 5% dello stipendio dell'assistito, quindi se l'assistito percepisce 10 milioni l'anno, ecco, la commissione che deve spettare al procuratore non può superare il 5% dello stipendio. Se invece è al di sotto dei 200.000 dollari di stipendio, mentre non superiore al 3% se il rappresentato, in questo senso il calciatore, percepisce uno stipendio al di sopra i 200.000 dollari. Quindi cosa vuol dire? Che se uno prende meno di 200.000 dollari, la gente può arrivare a prendere al 5% del suo stipendio, quindi 5.000 euro se ne prende 100.000. Se invece prende più di 200.000 dollari, come dicevo, 10 milioni l'anno, la gente può arrivare a prendere massimo il 3%, quindi 300.000. Questo è un po' il primo punto. Se la gente rappresenta sia il giocatore che la squadra acquirente, il tetto delle commissioni è del 10% in caso di superamento della soglia, 6% supera la soglia dei 200.000 dollari, 10% se invece è meno dei 200.000 dollari. Ovviamente i dollari poi vanno convertiti in euro, però per essere più chiari prendiamo che siano euro. Quindi se, come accade in alcune trattative, il procuratore rappresenta il calciatore e la società, ecco, in quel caso percepirà di più. 6% se supera 200.000 dollari l'anno lo stipendio del calciatore, 10% se invece lo stipendio è più basso di 200.000 dollari di soglia. Se invece il procuratore rappresenta il club venditore, la commissione massima sarà pari al 10% del valore dell'operazione. Quindi se un procuratore rappresenta un club che vende un calciatore, ecco, a quel punto massimo 10% sul trasferimento. Quindi si pongono dei limiti importanti alle commissioni, non più del 10% in generale, e se uno, come avviene poi spesso, rappresenta un solo calciatore, non potrà prendere più del 5%, come abbiamo visto anche in precedenza. Quindi novità volte a una, come dice anche la FIFA nel comunicato, una maggior trasparenza e chiarezza anche in queste dinamiche di calcio. Ora, ufficialità ce ne sono veramente tante, quindi partiamo senza perderci in chiacchiere. Desplanche è un nuovo calciatore del Trento, portiere 2003, che in questa prima parte di stagione ha militato nel Vicenza, lascia il Veneto in prestito, si accasa quindi ad un ambizioso Trento che
ha siglato diverse operazioni importanti in entrata, soprattutto nell'ultimo periodo, nell'ottica di costruire una rosa che possa tranquillamente centrare la salvezza, portiere giovane, ma che sicuramente si può integrare nel progetto di Mister Tedino. Cusumano è un nuovo calciatore del Lecco, difensore classe 2001 che lascia anch'egli in prestito la Vispesaro, ennesimo prestito, ormai è chiaro, basta seguire un attimo questi trasferimenti, l'80% delle operazioni sono in prestito, ma per il semplice fatto che non girano tanti soldi, tendenzialmente già a gennaio è così storicamente, poi soprattutto in questo periodo. Parliamo comunque di un centrale giovane, di buon livello, che si sposta quindi dal girone B al girone A in un Lecco che vorrà continuare a spingere per centrare i playoff. Belloni riparte dal Latina, attaccante 2001 che si accasa quindi nel Lazio direttamente dal Pescara, giocatore che ha trovato poco spazio fino a questo momento, in particolare a Potenza, dove ha raccolto sì diverse presenze, ma spesso da subentrato e non era molto nei piani evidentemente del Potenza di Raffaele. È tornato alla base, ovvero al Pescara, che lo rigira in prestito a Latina, un Latina che tra l'altro sarà anche il prossimo avversario del Catanzaro in campionato, e parliamo di un calciatore comunque intrigante che dovrà inserirsi, ma ha tutte le potenzialità per poter farlo. Ceccarelli è un nuovo calciatore del Picerno, operazione in uscita dall'Avellino, che in entrata nello stesso reparto di centrocampo, comunque esterni in generale, ha annunciato D'Angelo in entrata un ritorno molto importante. Ceccarelli è un classe 92, esterno che quindi lascia l'Irpinia in prestito, riparte dal Picerno, un Picerno che sta facendo un ottimo campionato e potrebbe sicuramente integrarsi molto bene. Il Pescara continua a rinforzarsi, accostato al club di Mister Colombo, ci sono diversi nomi di altissimo profilo, di altissima caratura, in particolare provenienti dalla Serie B per il reparto offensivo, ma nel frattempo il Pescara annuncia l'arrivo di Mesic per la difesa, centrale classe 2001 che arriva a titolo definitivo dal Nord Jylland, quindi direttamente dalla Danimarca, che rappresenta un po' una regione, quella scandinava, che è in netta crescita negli ultimi anni a livello calcistico. Parliamo di un centrale giovane che dovrà ovviamente avere tempo di integrarsi, ma nei prossimi anni, penso io, soprattutto l'anno prossimo, potrà già esplodere a Pescara. Fumagalli è un nuovo portiere della CR Messina, il primo colpo del nuovo Messina targato Raciti, che avrà l'onere di provare a lottare per la salvezza. Parliamo di un classe 82, grandissima esperienza alle spalle, arriva direttamente dalla Viterbese e firma un contratto fino al termine di questa stagione. Portiere che, ripeto, ha esperienza da vendere, che potrà mettere a servizio di un Messina voglioso di lottare per evitare la retrocessione, che sarebbe molto molto amara. Germano riparte dalla Triestina, secondo colpo di calciomercato dopo l'arrivo di Malomo per il reparto arretrato. Per il centrocampo viene ufficializzato un classe 92, ovvero Germano, direttamente dal Padova a titolo definitivo, firma un triennale, operazione sicuramente importante per una Triestina ultima in classifica che cercherà in tutti i modi di salvare la faccia, visto che comunque c'è stato quest'estate un cambio di proprietà, quasi rischiava addirittura di non riuscire ad iscriversi al campionato di Serie C. Alla fine, all'ultimo, con un colpo di coda si è iscritto, però con difficoltà enormi. È arrivato un direttore di categoria come Roma Airone, che sta provando a costruire una squadra che possa ambire alla salvezza. Tanti cambi in panchina, ora serve fare punti, serve centrare la salvezza nel più breve tempo possibile, anche perché si perderebbe una realtà storica di questa categoria e non sarebbe bello. Germano è un calciatore che può dare molto al progetto Triestina. Altra operazione, in questo caso in casa Viterbese, che deve rimpiazzare Fumagalli almeno a livello numerico.
Fumagalli, che come detto abbraccia il progetto ACR Messina e lo rimpiazza la Viterbese Dekic, ennesimo colpo di calciomercato dei vari Renault, Rabiu, Montaperto, ne abbiamo parlato ampiamente. Ora arriva per la porta un classe 99, portiere che arriva direttamente dal Pisa a titolo definitivo, quindi non con la formula del prestito, ma definitivamente portiere di buon livello per la categoria, che come dicevo rimpiazzerà Fumagalli, e vedremo se riuscirà a trovare spazio. Credo che sotto quest'ottica non ci saranno particolari problemi. A questo punto spostiamoci in B, poi faremo un grande salto nel calciomercato internazionale. In Serie B il Südtirol continua a rinforzarsi. La squadra di Mister, adesso mi sono scordato, beh, comunque mi verrà in mente, ma l'ex allenatore del Bisoli, non mi veniva in mente Bisoli, vabbè, l'ex allenatore del Cosenza sta facendo veramente bene al Südtirol, ottimi risultati, zona playoff nonostante la veste di neopromossa, e adesso sul mercato si rinforza annunciando l'arrivo di Celli. Un Südtirol che ha perso Caviglia, ma poi ne parleremo. Per il reparto terzini comunque annuncia un classe 1994 che arriva direttamente dalla Ternana in prestito secco, calciatore di categoria, centrale, comunque terzino che può fare anche il centrale, e che sicuramente potrà dare una mano al progetto di Bisoli nell'ottica di una salvezza tranquilla per un Südtirol che, ripeto, sta facendo comunque vedere buone cose. Lascia la Ternana dove non ha trovato troppo spazio e non si è inserito evidentemente benissimo, e quindi nuovo colpo del Südtirol. Ma andando in Serie A, il Verona annuncia Zeefuyk, sempre per il reparto terzini, per il reparto esterni. Colpo a sorpresa, un Verona, quello del nuovo tandem Zaffaroni-Bocchetti, che ambisce e aspira alla salvezza. Non sarà facile perché il distacco è notevole, ma il tempo ancora c'è. Al ritorno dalla pausa mondiale sono arrivati risultati positivi, e quindi la squadra c'è e si vede che ha comunque le potenzialità per poter lottare. Inoltre, rimpingue reparto esterni annunciando un classe 98. Zeefuyk arriva direttamente all'Hertha Berlino in prestito con diritto di riscatto, quindi il Verona potrà poi esercitare questo diritto per prelevarlo definitivamente a fine stagione. Un buon terzino che all'Hertha ha trovato spazio nel corso degli anni, ma non ha troppo entusiasmato. Ha ancora buoni margini di miglioramento, dovrà inserirsi, però io credo che in Serie A possa fare bene. È un calciatore di discreto livello, e considerando anche che Lazovic, l'ho visto con la Cremonese, almeno negli highlights, molto più vicino alla porta rispetto al ruolo che aveva fino a poco tempo fa, potrebbe darsi che alzando Lazovic un pochino più vicino alla porta servisse un giocatore sull'esterno, e quindi si è andato a prendere un Zeefuyk, colpo a sorpresa perché non c'erano indiscrezioni, non si sapeva niente, però evidentemente era già bello che chiuso da un po'. Il Bayern rinforza l'esterno annunciando Blind. Parliamo di un terzino classe 1990 che è reduce dalla rescissione contrattuale con l'Ajax e riesce ad approdare a un club ancora più forte, ancora più vincente. Firma un contratto fino al termine di questa stagione, e un calciatore comunque di grande esperienza che potrà dare una mano, visto che sulla destra il Bayern ha Pavard, però in effetti ecco, serviva un calciatore che potesse dare un po' più di garanzie sulla fascia sinistra, visto che Alphonso Davies, comunque sugli esterni non è messo bene il Bayern, però ecco, l'esperienza di Blind potrebbe dare sicuramente un buon contributo. Andando invece in Repubblica Ceca, quindi ci spostiamo un pochino più a est rispetto a Monaco di Baviera, lo Sparta Praga annuncia l'arrivo di Mabil direttamente dal Cadice alla classe 1995, che si trasferisce in Repubblica Ceca in prestito con diritto di riscatto ad un club ambizioso a livello, diciamo, nazionale.
uno Sparta Praga che quest'anno non si è qualificato in Europa, l'anno scorso sì, se vi ricordate, e quest'anno comunque ambisce a una prossima stagione europea, ecco. Arriva un calciatore comunque di buon livello, esterno che al Cadice non ha entusiasmato molto, ma che in questo nuovo progetto ceco allo Sparta credo possa assolutamente trovarsi bene e fare anche la differenza, visto che è un esterno comunque di qualità. Se non ricordo male, anche ex Midtjylland o Midtjylland, come volete voi, è un calciatore che in Repubblica Ceca potrebbe far veramente bene. Colpo in prospettiva dello Zurigo, andiamo in Svizzera, perché viene annunciato Dario Simic, sì, scusatemi, Rocco Simic, figlio dell'ex milanista Dario Simic, attaccante 2003. Calciatore che arriva in prestito direttamente alla Salisburgo, che è una fucina di talenti. In questa seconda parte di stagione lo Zurigo avrà l'obiettivo di in campionato risalire un po' la china, perché la squadra è in difficoltà, e calciatore che nell'Under 21 croata sta facendo molto bene, ha anche raccolto delle presenze in Champions molto fugaci, ma un giocatore che già era anche nell'orbita della prima squadra del Salisburgo. Parliamo di un ottimo prospetto che potrà crescere in Svizzera, allo Zurigo. Un po' come per Gnonto, che ora al Leeds sta facendo comunque vedere ottime cose. Parentesi allenatori. Infatti Langer trova finalmente il nuovo tecnico, che risponde al nome di Bouazzama. Viene promosso lui al posto di Baticle, che è stato esonerato negli scorsi giorni, abbiamo parlato, un Angers in difficoltà che quest'anno poi si ritrova anche a dover condurre un'annata ancora più difficile, considerando le quattro retrocessioni dalla Ligue 1 alla Ligue 2, e serviva una scossa all'ambiente. Adesso scenderanno in campo io sto registrando martedì 10 gennaio, non so quando pubblicherò il video, comunque mercoledì scenderà in campo la Ligue 1 dopo la parentesi Coppa, e l'Angers dovrà andare a giocare col Paris, quindi non sarà facile. Un Angers ultimo in classifica, che ha raccolto solo 8 punti, si ritrova a 7 lunghezze dalla salvezza, quindi serve una scossa il prima possibile, ma non arriva un nuovo allenatore, anche perché non credo abbiano le liquidità economiche per poter pagare così tanti allenatori diversi. Viene infatti promosso come tecnico Bouazzama, che è l'ex responsabile del settore giovanile, che evidentemente ha il patentino per poter allenare, e quindi gli viene data questa chance. Ma rimanendo in Francia, Deschamps rinnova con la nazionale francese, nonostante tante critiche, perché il presidente della Federcalcio, Le Graët, si è macchiato, diciamo, di aver criticato fortemente Zidane, un nome accostato alla panchina della nazionale francese. Invece decide di rinnovare Deschamps fino al 2026, quindi dargli fiducia fino alle qualificazioni al prossimo mondiale, compreso l'europeo del 2024. Un Deschamps che comunque ha ottenuto risultati importanti con la Francia, ha vinto un mondiale. In quest'ultimo mondiale comunque arrivato in finale ha perso i calci di rigore, quindi non è che è uscito come la Germania ai gironi. Quindi il lavoro è stato sicuramente ottimo finora, e la conferma ci può stare. Certo, magari dopo così tanti anni serve qualcuno che possa far tirare una sferzata di aria fresca, ma ad ora credo non sia necessario, quindi ci può stare la scelta del presidente Le Graët e della Federcalcio francese più in generale di confermare Deschamps. Magaian riparte dall'Elche, riparte qui dalla Liga Spagnola, difensore centrale, classe 1993, che firma fino al termine di questa stagione con la formazione spagnola. Arriva dalla esperienza con l'Ajax, con cui è rescisso il contatto da poco, ex Crotone, l'abbiamo conosciuto molto bene, visto che un anno e mezzo, se non ricordo male, è rimasto a Crotone, quindi lo abbiamo visto anche benissimo. Abbraccio il progetto Elche, progetto molto
complicato visto che l'Elche è ultimo in classifica in Spagna, salvezza che sarà molto, ma molto complicato centrare, giocatore comunque di esperienza internazionale che potrà metterla così al servizio dell'Elche in ottica salvezza. Prima l'ho citato, quindi parliamone, Nicolussi Caviglia è un nuovo calciatore della Salernitana. Operazione in entrata importante per la formazione di mister Nicola, che dopo il colpo Ochoa, che sta già facendo vedere ottime cose, vuole rinforzare anche il centrocampo. Arriva direttamente dalla B, o meglio dalla Juventus, ma dopo l'esperienza col Südtirol in Serie B, sono ormai 2-3 anni che Caviglia in realtà fa bene, ce lo ricordiamo, o meglio chi segue la B se lo ricorda ai tempi del Perugia, e ora bene anche in questa prima parte di stagione al Südtirol. E ora questa opportunità per lui in Serie A. Forse per la sua crescita sarebbe stato meglio non bruciare così tanto le tappe e abbracciare un progetto di Serie A che comunque sarebbe arrivata una proposta in estate. Però ha deciso di comunque andare a Salerno nonostante tutto. L'operazione è un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro e un controriscatto a 10. Quindi questo tipo di operazioni, o meglio, di contratti, diciamo, sono sempre a favore del club che riceve il calciatore perché o se dovesse far male se ne va via e non lo riscatta. Se lo riscatta e la Juve lo rivuole, il club ci guadagna economicamente. Se la riscatta e la Juve non lo rivuole, comunque guadagna le prestazioni sportive di un calciatore che ha fatto bene. Quindi sono sempre operazioni che vanno a favore del club che riceve in prestito il calciatore. Parliamo comunque di un giovane di qualità tecniche molto importanti che a Salerno, secondo me, potrebbe trovare la sua dimensione. Certo che deve giocare, è quella un po' l'unica cosa che mi perplime, ecco, perché va bene avere un'opportunità in Serie A, però deve giocare, se no è difficile crescere. Parlando di giovani, anzi, lo Stoccarda, andiamo in Germania, annuncia l'arrivo di Milosevic direttamente dalla Serbia. Se non vado errato, ora ve lo confermo. Parliamo comunque di un classe 2005, di un giovane di ottime prospettive, che il club tedesco acquista per 1,2 milioni di euro, quindi anche per una cifra abbastanza rilevante, perché 1 milione di euro per un 2005 non sono pochi. Parliamo di un attaccante proveniente dal Vojvodina, quindi al campionato serbo, alto 1,90, molto fisicato nonostante la giovane età, e è il primo colpo dello Stoccarda in ottica futura. Altro una Germania che già per esempio ha annunciato l'Hertha, l'arrivo di Niederlkner per l'estate prossima, e anche lo Stoccarda si è mosso per l'estate prossima proprio annunciando questo Milosevic che credo poi inizialmente farà parte magari della seconda squadra per poi chissà magari trovare spazio anche perché è ancora minorenne, quindi non penso troverà così tanto spazio inizialmente, poi magari sorprende un po' tutti e invece fa la differenza. Onguene torna al Salisburgo. Centrale classe 1997 che lascia il Francoforte in prestito secco, calciatore che quindi torna a vestire la maglia del Salisburgo, diversi anni fa giocò proprio nel Salisburgo, forse con Marsch addirittura in panchina, breve parentesi con il Genoa che non fu e non è stata entusiasmante, al Francoforte non ha trovato troppo spazio e quindi per lui si riaprono le porte del Salisburgo che deve sostituire e ha dovuto rimpiazzare un certo Wuber che è andato proprio a seguire Marsch al Leeds, quindi anche numericamente serviva un difensore centrale che rimpiazzasse Wuber. Onguene conosce l'ambiente, quindi è un colpo che in ottica Salisburgo è più che ottimale, diciamo. Badiashile riparte dal Chelsea, operazione in entrata molto onerosa ma molto importante. Un Chelsea che è anche impegnato nella trattativa con Enzo Fernandez, sembra aver quasi acquisito le prestazioni di João Félix, nonostante le recenti deludenti prestazioni, l'eliminazione in FA Cup per 4-0 da parte del City,
un nono posto in campionato alquanto deludente, e un Potter che è un ottimo allenatore, ma così da subentrato non può dal nulla tirar fuori il coniglio dal cilindro e far vincere tutte le partite al Chelsea. Quindi è normale che serva un po' di tempo di ambientamento anche allo stesso tecnico inglese, però certo arriva un difensore centrale di ottimo livello, considerando anche che il Chelsea di dietro, con Thiago Silva che ormai viaggia verso il ritiro, con un certo Chalobah che sta crescendo, in coppa ha trovato anche spazio Humphries, per esempio, che è un giovane molto intrigante. Comunque un centrale serviva per dare più per dare comunque anche più certezze in ottica futura, visto che il Chelsea in Champions vorrà fare bella figura. Arriva dal Monaco per 38 milioni di euro, cifra astronomica per un classe 2001 che comunque sta facendo molto bene, ha delle ottime qualità. Ha firmato un contratto fino al 2030, 8 anni di contratto, e ripeto, giovane molto intrigante che crescerà tantissimo alla corte di Potter. Certo che le cifre sono importanti, ripeto, 40 milioni non sono per niente pochi, ma in effetti un centrale al Chelsea in questo preciso momento serviva per dare alternative in più nel suddetto reparto. Ora, torniamo in C e andiamo a concludere un po' il video. Ultimi colpi da annunciare. Motok è un nuovo calciatore del Siena. Parliamo in questo caso di un centrale, di un difensore classe 2002 che arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Salernitana. Giovane, intrigante, calciatore moldavo che ha già raccolto qualche presenza tra i professionisti e che quindi abbraccia il progetto Siena, un Siena che viaggia in una situazione di relativa tranquillità nel girone B di Serie C e che quindi si impegna anche nel mercato per poter rafforzare la rosa. Inserito anche un diritto di riscatto, come dicevo, che implica la possibilità futura di riscattare il calciatore nel caso in cui ovviamente il Siena fosse interessato. Scambio tra Imolese e Trento, un Trento attivissimo sul mercato, una delle più attive assieme alla Viterbese in questi primi giorni. Scambio Bertaso Attis con Attis che abbraccia il progetto Trento e lascia l'Imolese, Bertaso che compie il percorso opposto. Attis è un centrocampista classe 2001 che si accasa a titolo definitivo al Trento di Tedino, giovane, molto molto intrigante, tra le altre anche ex giovanili dell'Inter. E quindi parte, riparte dal progetto di Tedino al Trento, mentre Bertaso è un centrocampista classe 98 che ha già raccolto più esperienza in categoria rispetto al giovane Attis, ma resta un giocatore di qualità, un calciatore di livello che riparte quindi dal girone B, dall'Imolese, ha firmato fino al termine di questa stagione e parliamo di un giocatore comunque di assoluto livello e che potrà sicuramente dare un ottimo contributo. A questo punto, proprio parlando di Molese, poi andiamo in chiusura, ultime due operazioni in entrata, due rinforzi di altissima caratura per il reparto offensivo. Mi riferisco a Simeri e Paponi, quindi Molese che negli ultimi giorni ha annunciato, come dicevo, comunque l'ingresso di un centrocampista come Bertaso che potrebbe dare tanto, ma al tempo stesso due attaccanti che non hanno fatto benissimo negli ultimi tempi, ma che hanno qualità importanti e se messi nelle giuste condizioni possono assolutamente far bene. Simeri arriva direttamente dal Bari, parliamo di un classe 93, approda in Emilia anzi in Romagna, con la formula del prestito secco, prima parte di stagione a Monopoli abbastanza deludente, però un giocatore di alto livello che con la sua esperienza potrà sicuramente dare una mano all'Imolese, così come anche Paponi, attaccante classe 88 che arriva a titolo definitivo sempre dal Bari, quindi asse Imolese-Bari, lui però arriva definitivamente calciatore di livello, altro attaccante che non viene da stagioni straordinarie, però ha nelle corde il gol, tra le altre tante ex Padova, ex Piacenza, Juve Stabia, un calciatore che negli ultimi tempi
comunque ha raccolto molte esperienze e ora riparte da Imola per riscattarsi, ecco, visto che negli ultimi, come dicevo, nelle ultime stagioni non sta particolarmente entusiasmando. Ma io a questo punto mi fermo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.